mattina dopo la colazione veniamo qui in infermeria, cominciamo con il trattamento dei ragazzi, sia che sia a livello strumentale che a livello manuale. E una volta sistemato il tutto, ha inizio l'allenamento con i ragazzi che escono. E nell'uscita dei ragazzi usciamo con loro dopo un paio di minuti a vedere che tutto sia a posto durante l'esecuzione dell'allenamento. Esigenze principali in campo per i ragazzi, oltre all'idratazione, sono l'osservazione di eventuali problematiche che possono sussistere durante l'allenamento, che possono essere da un piccolo fastidio a un caso, diciamo, un po' più importante, che potrebbe essere di natura o articolare o muscolare. Innanzitutto la diagnosi viene effettuata dal dottore, che valuta il problema che è avvenuto. Dopodiché, sulle indicazioni del dottore, lavoriamo sia io sia Feliciano, il mio collega, che è l'osteopata di riferimento, e il trattamento viene svolto sia a livello strumentale per quanto riguarda, diciamo, il contenimento dell'edema se è presente, e successivamente, una volta che si è trattato questa dinamica qui, se intervengono squilibri posturali dovuto al fatto del trauma che ha portato un nostro giocatore ad avere un appoggio sbagliato, interviene l'osteopata che, tra virgolette, resetta, diciamo, tutto alla struttura muscolare di riferimento per svolgere successivamente un'adeguata ripresa in campo. Una volta che è stata fatta tutta la trafila, quindi dalla diagnosi del dottore alla terapia strumentale, a, diciamo, la manipolazione osteopatica quando vi è necessità, viene comunque impostato un programma di recupero sia con il preparatore atletico che con Francesco, che si occupa del recupero infortunati, e sempre su indicazione dello staff medico viene svolto un protocollo apposta per riportare l'atleta sul campo, quindi gli si fa svolgere una riatletizzazione per portarlo nelle migliori condizioni possibili a riprendere l'allenamento.